benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa, La Chiesa nella città. Lo sapete, questi sono momenti fondamentali, centrali di tutto l'anno liturgico, la Settimana Santa autentica e soprattutto per la nostra vita di cristiani. Per chi ci ascolta in diretta di giovedì, stamani c'è stata in Duomo la messa crismale e noi ve ne proponiamo una sintesi. Mistero e amore, l'amore di Cristo che è l'alveo solido, oggi e per sempre, della vocazione cristiana e dello specifico stato di elezione rappresentato dal sacerdozio come ministero, appunto. Il cardinale Scola presiede la messa crismale, concelebrata dal cardinale Tettamanzi, dai vescovi, dal capitolo della cattedrale, dai vicari episcopali e dalla grande maggioranza dei preti ambrosiani che si ritrovano in Duomo. Ci sono anche diaconi permanenti, seminaristi e alcuni ragazzi che si preparano alla cresima. È la celebrazione in cui si benedice il Sacro Crisma e gli oli, momento centrale della vita sacramentale della Chiesa in vista della Pasqua. Giorni santi che non sono una parentesi spirituale, ma giorni di rinascita, di riscoperta della vocazione, soprattutto di quella sacerdotale. I giorni santi che abbiamo cominciato a celebrare non sono una parentesi spirituale straordinaria in mezzo alla complessità della società plurale in cui la provvidenza ci ha immersi e ci chiama a vivere. Sono giorni di rinascita, rinascere per vivere e consegnare sempre di più la vita per il bene del mondo. Il richiamo dell'arcivescovo è tutto un inno a non dimenticare, il per sempre della redenzione che fonda il per sempre del ministero. Ministero ordinato che è vocazione e missione. Carissimi, troppo spesso viviamo dimentichi del preziosissimo contenuto del sacrificio compiuto una volta per tutte e perdiamo il prezioso quotidiano valore del per sempre, del carattere definitivo di quanto Gesù ha operato in nostro favore. È la bellezza che nasce da quello voglio con cui si rinnovano in questa celebrazione eucaristica le promesse sacerdotali. Lo voglio. Queste due semplici parole proclamano la bellezza del sacerdozio ordinato. Il pensiero è anche per i preti anziani e ammalati, per i giovani che sentono nel cuore la vocazione sacerdotale, per cui inizia il rinnovato percorso della comunità seminaristica adolescenti della diocesi. L'arcivescovo annuncia anche di aver istituito una commissione per lo studio di una maggiore possibile perequazione economica tra le parrocchie. La benedizione del crisma, dell'olio dei catecumeni e degli infermi, l'intensa preghiera che avvolge la cattedrale, sono il segno vivo ed evidente di un presbiterio che vive in unità con il proprio vescovo. E alla fine, dopo il saluto al futuro vescovo di Monze, Moses Amungale, è ancora il cardinale a indicare lo spirito con cui vivere queste ore e la vita intera. Ministero ed amore sono le due parole chiavi di questa giornata sacerdotale che vede la consacrazione degli oli, sia di cuore, realmente questo il vincolo che ci unisce al di là di tutto. E tra gli inviti venuti dal cardinale durante la messa crismale anche quello per partecipare numerosi sacerdoti e popolo di Dio all'8 maggio, la grande professio fidei della nostra diocesi. E allora noi vogliamo continuare nel cammino che stiamo compiendo in queste settimane raccontandovi i singoli appuntamenti pomeridiani che precederanno il grande momento corale pubblico in Piazza del Duomo la sera appunto dell'8 maggio. Oggi parliamo dell'incontro nel quale si tratterà di solidarietà nel mondo dell'impresa e dell'economia. Utopia o realtà? Vediamo. Quest'anno abbiamo provato a portare avanti un percorso legato alla solidarietà e quindi questo percorso si conclude proprio l'8 maggio interrogando i mondi dell'economia, dell'impresa, del sindacato, delle istituzioni su come oggi è possibile sostenere la solidarietà. Quindi vorremmo
dialogare presso Piazza Gaia Aulenti con tutte le varie forze che all'interno della società si adoperano appunto per far crescere l'impresa, e cerchiamo insieme di ascoltarci e di creare possibili sinergie. Un luogo significativo e anche persone che porteranno le loro professionalità. Esatto, il luogo significativo è un luogo dove ogni giorno migliaia di persone si recano per lavorare. Lì c'è una grande banca che peraltro ci ospiterà in una sua sala, e ci saranno appunto i mondi delle banche, ci sarà però anche il mondo delle imprese con Assolombarda, ci saranno le istituzioni, quindi comune, provincia, regione, ci saranno i sindacati, ci saranno anche altre associazioni che sono decisive oggi per l'impresa. Pensate cosa vuol dire Coldiretti piuttosto che Conf Artigianato, oppure l'API che raccoglie tutte le piccole e medie industrie che in Italia sono il tessuto portante. Proveremo proprio insieme a dialogare e ragionare su cosa vuol dire oggi far crescere una solidarietà che aiuti uno sviluppo dell'impresa. Il Cardinale ha detto forse qualche segno di ripresina, ha usato proprio questo termine, si intravede anche in questa logica. Ci apriamo all'8 maggio. Sì, ci apriamo l'8 maggio in una situazione in cui certamente tante persone ancora continuano a vivere una profonda sofferenza, e quindi è più un auspicio quello che effettivamente ci sia una ripresina. Quello che noi vogliamo è di provare a individuare dei percorsi reali di accompagnamento alle persone e di individuazione di forme nuove anche per fare impresa. E allora vogliamo anche informarvi, proprio a proposito del lavoro, sulla veglia diocesana dei lavoratori con l'arcivescovo di quest'anno, che si svolgerà mercoledì 30 aprile, alla vigilia ovviamente del 1 maggio, alle 21 presso la stazione centrale di Milano, Galleria delle Carrozze, con ingresso da Piazza Duca d'Aosta. Titolo: non lavorare stanca, evidentemente parafrasando il titolo dell'opera di Cesare Pavese, e la chiesa ambrosiana accanto al lavoro precario. Vogliamo però tornare un attimo sull'8 maggio per ricordarvi che sul portale della diocesi www.chiesadimilano.it potete trovare tutte le informazioni, tutto il programma e anche iscrivervi online proprio alla giornata dell'8 maggio, perché occorre iscriversi ovviamente per motivi organizzativi. Venite a vedere questo spettacolo, lo spettacolo della Croce, sarà uno spettacolo splendido in Piazza del Duomo la sera. Ma ancora un altro appuntamento che ci sembra molto importante: lunedì 5 maggio alle ore 18 presso la sala convegni della Curia Arcivescovile in Piazza Fontana 2 a Milano, l'incontro L'Europa e ancora il nostro futuro. Anche qui iscrizioni online, lo state vedendo nella grafica, www.chiesadimilano.it/comunicazioni sociali. Parleranno Monsignor Bressan, che è vicario episcopale per l'azione sociale, e poi il professor Rosina, che è un noto demografo, che affronterà anche la questione del rapporto fra l'Europa e i giovani, a partire dal rapporto giovani dell'Istituto Tognolo, e Enzo Moavero Milanesi, che è stato ministro degli affari europei. Ora parliamo di un'iniziativa bellissima, permettetemi di dirlo, ne stanno parlando molti addirittura a livello europeo, perché si tratta di un essersi messi insieme per un fine giusto, bello e buono. E allora la presentazione in curia, noi c'eravamo, di Refettorio Ambrosiano. Cosa sia? Lo scopriamo insieme. Mettete insieme degli chef di fama mondiale, grandi artisti contemporanei, eccellenze del design e dell'arte. E poi Expo, un teatro storico in un quartiere multietnico come Greco, la Chiesa di Milano con Caritas. Cosa c'entrano tra loro questi mondi? Tanto, e infatti, insieme, ciascuno per la propria parte, si sono messi per fare l'impresa, il Refettorio Ambrosiano, presentato in curia. In realtà, i lavori inizieranno nei prossimi mesi, che sarà attiva presso il Teatro Greco nella piazza omonima,
per Expo tra maggio e luglio 2015. All'interno di questo periodo, per un mese, 40 chef, appunto tra i più famosi al mondo, farne i nomi sarebbe inutili ma sono veramente i primi, 20 italiani e 20 stranieri, ideeranno menù a partire dalle eccedenze alimentari raccolte ogni giorno all'esposizione, in linea peraltro con il tema di Expo 2015. Poi, e qui è il bello nel senso del buono, il refettorio, 90 posti, arredato con opere di artisti contemporanei, diventerà una realtà stabile gestita da Caritas Ambrosiana, entrando in una rete integrata di servizi di accompagnamento e reinserimento della persona. Perché il bene bisogna farlo bene. L'idea è venuta al noto intellettuale Davide Rampello e allo chef Massimo Bottura. Nel momento in cui tutti noi abbiamo avuto successo, abbiamo avuto tutti i riconoscimenti, volevamo dimostrare che abbiamo voglia di restituire un po' di questo successo. E penso che questo sia il momento giusto, un momento giusto per l'Expo, per Milano, per l'Italia. Non finisce col 2015, ma che va avanti. Quindi l'investimento che verrà fatto per abbellire i locali, per dotarli di cucine ad hoc, per riattivare il forno, eccetera, eccetera, è destinato a rimanere. Questo è molto importante. Il binomio cibo-responsabilità sociale è evidente. Non c'è niente di snob, che qui c'è veramente un desiderio di una solidarietà umana che scavalca etnie, che scavalca stili di vita, che scavalca il censo. Che nasce dal desiderio di dare speranza alla città, perché Expo è questa roba qui. E il refettorio sarà così un grande palco da cui si potrà dire che il cibo non si butta mai. Non è un colpo di fulmine che poi si chiude e quindi non diventa passerella per nessuno. Garantiremo che questa iniziativa sia rispettosa ovviamente della dignità dei poveri, ma soprattutto dia continuità a questa attenzione a un tema che non deve esaurirsi solo con la celebrazione di Expo, ma deve continuare a essere al centro dell'attenzione di tutte le comunità cristiane ma anche civile, perché ogni uomo abbia una vita degna di questo nome. Come diceva Giovanni Paolo II, la fantasia della carità. Sì, poi è straordinario questo momento dove la creatività si concentra. Il cardinale Maradiaga, quando faceva la presentazione del senso della partecipazione di Caritas Expo, poneva una domanda: è possibile che tutta la creatività del mondo possa mettersi insieme per sconfiggere la povertà, per sconfiggere la fame? Vabbè, dopo ognuno porta il suo contributo, però la sfida va colta e va realizzata anche con gesti concreti. È insomma una mensa, un refettorio per le persone più disagiate in cui cucinano chef a 3 stelle, non è una cosa da poco. Abbiamo sentito la fantasia della carità, Giovanni Paolo II, e allora vogliamo ricordare questo momento così importante della canonizzazione di Giovanni Paolo II e di Giovanni XXIII. Domenica 27 aprile alle 17:30 in Duomo a Milano, celebrazione diocesana per la canonizzazione dei due papi, celebrazione di ringraziamento, presiderà il vicario generale Monsignor Mario Delpini, perché ovviamente il cardinale sarà a Roma per la celebrazione con il Papa. Sono invitate specialmente le parrocchie, le comunità pastorali e le realtà che sono intitolate proprio a questi due papi santi e così amati. E poi ancora un'ulteriore segnalazione, proprio nel segno di una chiesa che si apre. Mercoledì 30 aprile alle 21 presso Come to Me Onlus in via Ugo Betti 62 a Milano, il secondo dei 7 incontri del primo orientamento alla missione 2014. Il titolo è Il progetto missionario della Chiesa di Milano e a parlare sarà Don Antonio Novazzi, che è responsabile dell'ufficio per la pastorale missionaria. E ora parliamo di adulti che decidono di diventare cristiani, i catecumeni. Alcuni di loro ricevono proprio i sacramenti dell'iniziazione cristiana in Duomo durante la veglia pasquale, 14 quest'anno in specifico, ma sono 164 i catecumeni della Chiesa Ambrosiana 2014. Il cardinale ha voluto incontrarli e dialogare con loro. Voglio dirvi la mia gioia, che è un po' quella, sono certo, di tutti i fedeli ambrosiani, per il dono bellissimo che voi siete alla nostra Chiesa. Un grande dono, un grande dono.
questo fatto rappresenta un segno di grande speranza per l'arcivescovo e per tutti noi. Non lo dico per modo di dire, non lo dico per ceglia, perché è la prova tra le più forti, se non la più forte, che Gesù è vivo. E saluta così il cardinale Scola, pregando insieme, ringraziandolo. Loro sono i 146 catecumeni 2014 della nostra diocesi, 97 donne, 49 uomini, 42 italiani e 104 stranieri, la maggioranza dall'Albania. Al termine del tradizionale giorno di ritiro comunitario incontrano appunto l'arcivescovo, prima di ricevere in serata in Duomo, durante la veglia in tradizione simboli, il credo. Il dialogo allora, in un'atmosfera di bella cordialità, si fa subito attento nelle domande che in più tornate pongono 12 giovani che riceveranno nel periodo pasquale i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Accanto al cardinale siedono il vicario episcopale, Monsignor Pierantonio Tremorata, e Don Paolo Sartor, che come responsabile del servizio per il catecumenato presenta i candidati. Ci si interroga su come relazionarsi con persone che hanno altri credi, come non perdere la fede, crescere in futuro, come non cadere nell'abitudine, come mantenere viva questa luce anche nelle tenebre, amando il nostro prossimo e anche i nemici. Avere incontrato Gesù e porsi la questione di come permanere in questo incontro e di come comunicarlo non soltanto a quanti non l'hanno mai incontrato o a quanti si sono dimenticati in qualche modo dell'incontro, ma anche a molti che vengono da altre terre, da altre fedi, da altre visioni della vita. Significa incominciare a dare del tu a Gesù. Chiaro l'arcivescovo anche sui timori di poter perdere la fede. Per non perdere la fede c'è una sola condizione, bisogna crescere nella fede. Ogni realtà vitale, se non cresce, muore. In gioco c'è qualcosa di grande, la comunicazione della fede, da persona a persona, offrendo una testimonianza semplice, tutti i giorni, in ogni ambiente, con il comportamento e lo stile di vita. Il punto iniziale è la parola amore, scandisce il cardinale. Questo è il punto. È il punto in due sensi, perché non si capisce nulla del cristianesimo se non si impara ad amare, sottolineate questa frase. Perché nessuno è disposto a imparare ad amare, tutti credono di già sapere. Il cristianesimo è la scuola più profonda che io abbia mai incontrato di amore. Sempre nelle circostanze, attraverso le circostanze e i rapporti, Gesù con amore ci chiama a rispondere a Lui. È questa la testimonianza. Perché il cristianesimo non è un'ideologia, ma si comunica attraverso la vita. Infine, le ultime osservazioni, che sono come una consegna. La gioia della vicinanza di Gesù, comunicatela con molta libertà, perché questa è la più importante, quella della gioia è la più efficace, la più importante di tutte le testimonianze. Sono stato accompagnato in questa strada da prima mia fidanzata e poi mia moglie, che mi ha veramente fatto conoscere la fede e in assoluta libertà mi ha condotto a conoscerla e a decidere di entrare a far parte della comunità dei cristiani. È stato un cammino certo lungo, 2 anni, però molto interessante, che ho fatto con grande piacere, conoscendo il Vangelo, e che adesso finalmente giunge a compimento, ma è, come è stato ricordato prima, solo un inizio, quindi è un sigillo a un cammino che è iniziato e che ho fatto e che continuo a fare con un vero piacere. Il cardinale vi ha detto: dimostrate nella semplicità, nella vita di tutti i giorni, sul lavoro, nell'impegno quotidiano, nei rapporti con le altre persone, la gioia di essere cristiani. Io credo intanto fermamente in questo tipo di principi, anche perché
C'è sempre un'occasione per ricordarsi di come ha vissuto Gesù, delle parole che lui ha speso per noi, per le quali si è sacrificato, e ricordando queste parole riusciamo a vivere con sollievo le fatiche, ripensando a quelle che ha vissuto lui, e sicuramente cercare di aiutare il prossimo, farci appunto pane spezzato per il prossimo, vivendo con gioia e donandoci agli altri per aiutare tutti a vivere meglio. E dunque io vi voglio ricordare due appuntamenti, vabbè, fondamentali, non c'è bisogno di dirlo, ecclesiali, con le celebrazioni per chi ci ascolta prima di domenica. E quindi sabato 19 aprile alle 21 in Duomo la solenne veglia di risurrezione del Signore presieduta dall'Arcivescovo. Alle 20.55 avremo la diretta su Telenova canale 14 del digitale terrestre, Telenova 2 canale 664 e anche su Telesubalpina che è al canale 16 del digitale terrestre. E poi domenica 20 aprile alle ore 11, sempre ovviamente in cattedrale e sempre presieduto dal Cardinale, il solenne pontificale di Pasqua, e alle 10.55 la diretta è su Telenova 2. E a proposito, buona Pasqua naturalmente. Adesso però vogliamo proporvi la Domenica delle Palme, perché il Cardinale ha detto qualcosa di davvero importante, anzi qualcuno l'ha anche sottolineato in maniera non proprio amichevole, ma noi ve lo proponiamo proprio per questo. Sentiamo. I primi segni di una piccola ripresa nell'economia, germi di speranza per il futuro, per un domani migliore e riconciliato, di pace. Il cardinale in Duomo presiede il pontificale della Domenica delle Palme, preceduto dalla suggestiva processione con gli ulivi e appunto le palme, che muove dalla chiesa di Santa Maria in Camposanto. Significativamente sono stati invitati circa 500 fedeli provenienti da alcune comunità di migranti presenti in diocesi, con i loro cappellani. Ci sono cinesi, giapponesi, tanti dei paesi dell'est, ma anche sudamericani e africani. In cattedrale la celebrazione con cui inizia la Settimana Santa, detta anche autentica per la sua importanza, è suggestiva, ma si illumina così quest'anno di nuovi colori. La speranza è di sempre, invece, quella del Signore che entra umile in una Gerusalemme in feste che sarà crocifisso sulla croce di passione, morte e risurrezione. Nota il cardinale, il suo è un regno di pace universale, che ha tanto da insegnare all'oggi. Guardando ai dolorosi conflitti e alle troppe forme di violenza ancora oggi diffuse, non perdiamo la speranza della pace. E il segno più bello è il fatto che siamo convenuti qui in Duomo, provenienti da molte nazioni che però ormai abitano la metropoli milanese e ne stanno costruendo il futuro e la nuova fisionomia. È la vittoria del crocifisso che scandisce ancora il cardinale, genera in noi la solidarietà. Se, ripeto, pur nella grave prova che ancora ci attanaglia, vi sono piccoli, piccoli, ma reali e primi germi di speranza che ci fanno pensare alla possibile uscita dalla lunga crisi, allora dobbiamo coltivare, sorelle e fratelli carissimi, con maggiore energia quanto Gesù ci dona. La frase a cui mi riferivo è ovviamente il fatto che le molte etnie che abitano, che vivono nelle nostre strade, stanno costruendo il nuovo volto della metropoli, che ci piaccia o no, è così. Ora parliamo di adolescenti. Andrò, appunto, Arò. Il cardinale ha incontrato veramente tantissimi ragazzi nella cittadina della cintura della nostra città. Andiamo. Segno di pace grande quanto la piazza in cui gli adolescenti provenienti da ogni parte della chiesa ambrosiana si stringono, seduti per terra, in piedi, ammassati in più file, ai margini della spaziosa area su cui domina un bel cielo azzurro e la severa antica collegiata prepositurale di San Vittore, oggi parrocchia assai vivace. A Rò infatti sono migliaia gli ado che si ritrovano per il loro incontro diocesano, un incontro che nel titolo, curioso insieme accattivante, Andrò, allude al luogo scelto.
ma anche i tanti cammini che aspettano questi ragazzi nel campo che è il mondo. Infatti nel pomeriggio i giovani hanno ascoltato le testimonianze di diverse realtà e si parla allora, attraverso 5 interventi, delle relazioni raccontate con un immaginario dialogo in chat, di scuola. La scuola deve promuovere lo sviluppo personale di ciascuno, noterà poco dopo nel suo intervento l'arcivescovo. Di sport, che è molto più di un gioco, di città. Ed è bello sentir dire, forza ragazzi, la politica ha bisogno di voi. Anche la Chiesa entra nel dialogo. La Chiesa che siamo noi, una realtà vivente. Poi è la zizzania ad invadere la piazza, con l'angoscia del lavoro che non c'è, delle guerre e guerriglie che devastano il mondo, delle situazioni di tante famiglie nelle nostre terre. E qui si comprende per intero quanto offrire buona testimonianza sia fondamentale per questi ragazzi e il loro futuro. Ponetevi, poniamoci tutti, dice subito il cardinale, quella domanda, e io? Nessun cambiamento è possibile se non a due condizioni. Primo, che sia il mio cambiamento, il tuo cambiamento e quindi il nostro cambiamento e quindi il cambiamento della Chiesa e quindi il cambiamento della società. Ma secondo, cosa più difficile, questo cambiamento deve essere qui ed ora per essere tale. Non si può rinviare il cambiamento nel futuro. La forza per farlo viene dal Vangelo. Non basta un emoticon. State scegliere se esporti, non attraverso un semplice click, ma un pensiero consapevole, responsabile, voluto. Il pensiero nasce dalla vita, nasce dall'esperienza. Il pensiero va alla testimonianza sullo sport e allo spirito di squadra. E arriva il monito, rivolto guardando quasi a uno negli occhi gli adolescenti. E vi invito a ripetere ogni giorno, come facevano i nostri vostri nonni, una breve, brevissima preghiera che si può infilare in qualunque momento della giornata, anche a scuola, sul metro, quando si è con gli amici, quando si mangia la pizza. Cristo, tu mi sei necessario, perché io voglio vivere. Non sopravvivere. Io voglio vivere, non sopravvivere. Tu mi sei necessario. Che nessuno venga meno a questo piccolo impegno prima di dormire questa notte. Poi la consegna del mandato e prima dell'affidamento a Maria Santissima c'è ancora tempo per un ultimo richiamo affettuoso in quelle parole che suonano paterne. Ragazzi, ragazze, ricordatevi che a tutto c'è rimedio, perché a sola condizione che tu non ti chiudi. E allora ascoltiamoli un po', questi adolescenti, come abbiamo voluto fare noi. Avete ascoltato in questo pomeriggio importante dedicato a voi adolescenti e da voi animato una testimonianza importante. Che cosa vi ha colpito? La testimonianza della Caritas. Perché? Hanno spiegato le modalità con cui si prendono cura dei poveri della città. Ecco, prendersi cura dei poveri della città, questa povertà perché vi interpella anche come ragazzi? Perché non ci aspettavamo ci fosse tanta gente che ha bisogno di aiuto nella nostra città. Quindi sapere le cose, essere consapevoli, informarsi può aiutare, no? Beh sì, se si è informati ci si può preparare meglio a ciò che verrà. Il cardinale Scola dice sempre, ragazzi, se non vi giocate adesso, non vi giocate più. Avete tanto futuro davanti, ma è il momento già di iniziare a vivere in prima persona. Questo appello lo senti? Sì, già oggi noi cerchiamo di impegnarci per questa giornata, animare tutto al meglio e magari un domani possiamo prendere il posto delle persone che oggi ci hanno testimoniato le loro realtà. Tu di che cosa sei stato colpito di questa testimonianza? Beh, anch'io, cioè, soprattutto di quante persone ci sono, cioè, che hanno queste problematiche e anche di molti volontari che sicuramente, cioè, danno un grosso aiuto. Tanti ragazzi nelle vostre scuole magari dicono di non credere, è questo l'andamento, diciamo, in corso. Cercherete di portare questa testimonianza dentro la vostra scuola?
Più che altro ci proveremo, perché in questo periodo la fede, non, soprattutto nelle scuole, cioè non c'è più tanta gente come prima che va in chiesa. Possiamo dirlo che invece è bello e si imparano tante cose. Sì, sì, si può dire, perché infatti, cioè, oggi è un esempio di come tante persone ci tengano e si divertano e imparino tante cose. Quest'anno è stata scelta RO per questo momento degli adolescenti. Com'è la situazione appunto di quell'età vista dagli oratori, vista da questo grosso centro alle porte di Milano? La situazione è che ci sono tanti segni di bene, perché ci sono tante bellezze che abitano la città. C'è molto volontariato, ci sono tante persone anche adulte che si dedicano ai ragazzi come segno di gratuità, di passione nei confronti dei piccoli. Insieme a tutti questi segni di bene ci sono anche ovviamente delle erbe cattive, un po' di zizzania, che sono a volte il fatto che molti ragazzi sono sdraiati, come si dice oggi, perché a volte si lasciano magari affascinare dalle sostanze, da tante fughe, dai problemi, che sembrano risolverli molto più rapidamente. E allora la scommessa è proprio quella invece di farli appassionare alla vita, ai problemi, alla loro esistenza, per costruire una città bella. Ancora un appuntamento per i più giovani. Sabato 26 aprile alle 15:30 in Duomo il Cardinale presiede la celebrazione eucaristica per l'incontro diocesano del MOCHI, che è il Movimento dei Chierichetti, diretta dalle 15:25 su Telenova 2, canale 664. Questo è anche il momento dell'anno in cui si svolge la veglia, in tradizione simboli. Anche in quest'anno davvero è stato sempre un momento significativo, animato, drammatizzazioni sceniche. Stiamo vedendo proprio qualche immagine della veglia stessa, testimonianze, brani di grandi autori e di grandi pensatori. Nella sua riflessione proposta, lo vedete in questo momento, veramente a migliaia di giovani da tutta la diocesi e ai catecumeni, il cardinale ha richiamato la forza dell'essere cristiani, e lo ha fatto con parole che ci sono sembrate particolarmente, vogliamo dire così, significative, che indicano un cammino. E allora ve le vogliamo proporre queste parole brevemente in uno stralcio davvero molto piccolo. In questo momento state vedendo il cardinale che appunto consegna il credo ai catecumeni, ma ascoltiamolo tra pochissimo. Per vivere con equilibrio il rapporto, per amare la tua donna, per amare la famiglia umana, per condividere il bisogno dell'altro, per documentare la bellezza di questa vita, dobbiamo essere attaccati a qualcuno con la maiuscola. Dobbiamo mettere Gesù al primo posto, come ci ha detto Papa Francesco nel suo messaggio. Allora abbiamo qualcosa da portare nel mondo, amici, e lo portiamo con semplicità, con gusto, con gioia. Non pretendiamo nulla da nessuno. Vivendo comunichiamo. Che libertà, che libertà, la libertà di essere se stessi, nella garanzia che il fondamento che rinnova ogni giorno il nostro io non è la nostra impossibile perfezione, ma è questo amore che ci cambia il cuore e ci cambia la testa e ci fa, come ci ha detto Gesù, non dimenticate questa frase, ci fa fare la verità. Che bella frase. Siamo giunti alla conclusione della nostra puntata, ma io voglio salutare anche i telespettatori che ci seguono da Monza Brianza TV e da Tele Padre Pio, e quindi ricordare a loro e naturalmente a chi ci vede su Telenova e su Telenova 2 l'indirizzo che si è aggiunto a quello classico, la chiesa @telenova.it, che è la chiesa @chiesadimilano.it. Lo state vedendo ora nella grafica. E ci lasciamo
chiudiamo con una sigla molto particolare questa settimana, che è questa sorta di spot per l'8 maggio. Vedrete volti molto noti. E, sono coloro, parte di coloro, dei tanti attori, ma veramente molte persone, molte personalità che parteciperanno alla sera in Piazza del Duomo dell'8 maggio. Venite a vedere questo spettacolo, lo spettacolo della Croce. Intanto io voglio anche augurare naturalmente buona Pasqua e davvero che sia una Pasqua di pace, di serenità e di gioia e di ripresa. Arrivederci. Giovedì 8 maggio, in Piazza del Duomo a Milano. Musica, teatro, letteratura, testimonianze, preghiera. Insieme per una grande serata di arte e fede. Venite a vedere questo spettacolo. Venite a vedere questo spettacolo. Venite a vedere questo spettacolo. Se arrivate presto, vi riuscite a mettervi qua. Se arrivate tardi, sti fuori.